Buongiorno a tutti, buon mercoledì, come ogni settimana ci troviamo qua per il nostro approfondimento storico e oggi parleremo del quartiere militare asburgico. Qua davanti potrete trovare la tabella, che è il numero 6, e vi ricordo insomma il nostro servizio che si divide o nel QR code, quindi autonomamente con il vostro telefono potete scannerizzarlo ed ascoltare la nostra fantastica storia di Peschiera del Garda, e inoltre abbiamo il servizio delle audioguide che trovate in 4 link: italiano, tedesco, inglese e dialetto veneto, immancabile. Poi, se passerete dall'info point, vi daremo questa mappa che è redatta su una mappa dell'Ottocento, dove potrete seguire autonomamente il percorso segnato dai numerini e quindi girare tranquillamente per il paese ascoltando la storia che vi circonda. E in più abbiamo anche un servizio di visite guidate che è possibile acquistarlo sempre all'info point di Peschiera del Garda ed è attivo praticamente tutti i giorni. Comunque, oggi ci troviamo qua, questo video lo potete trovare sulla nostra pagina Facebook Turin Peschiera, che uscirà ogni mercoledì nelle prossime settimane. Allora, ci troviamo nel fulcro del quartier militare asburgico, quindi negli anni 50 dell'Ottocento prende forma quello che è il quartiere militare, ovvero una piazza che si estende dal canale di mezzo fino a Porta Verona, nella quale vengono creati tutti edifici militari, tutte caserme, che adesso andremo a vedere un po' una a una. Sono tutti questi edifici che ci circondano in questo momento. Il primo, che si sviluppa lungo tutto il canale di mezzo, lungo parte del canale di mezzo, è il padiglione degli ufficiali. Il padiglione degli ufficiali l'abbiamo già visto in passato, comunque è un edificio di stile neoclassico che era la residenza degli ufficiali asburgici e delle loro famiglie. Dalla parte opposta abbiamo questo lungo edificio che è la caserma Francesco I, ovvero l'ex caserma di fanteria, attualmente è l'attuale sede della scuola di polizia di Stato. Alla chiusura della piazza, ma lo vedremo poi nelle prossime puntate, abbiamo il Palazzo del Comandante, rinominato poi in seguito Palazzina Storica. Il Palazzo del Comandante era la residenza del generale Radetzky e questo edificio era anche luogo di tutte le funzioni di rappresentanza. È un edificio del 1853 con stile neoclassico, ma poi ne parleremo in seguito. Mentre dall'altra parte, a chiusura dell'altro lato della piazza, abbiamo la Palleria, ovvero il deposito delle munizioni, quindi dove venivano riposte le bombe e le polveri da sparo prima del loro utilizzo, e poi abbiamo la caserma di artiglieria. La caserma di artiglieria è un edificio sempre in stile neoclassico, costruito tra il 1854 e il 1857 per volere del generale Radetzky. La caserma di artiglieria di Peschiera del Garda, della nostra fortezza veneziana, è un monumento di risonanza europea, unico nel suo genere sul lago e non solo sul Garda. Il quartier militare asburgico di Peschiera del Garda è un capolavoro architettonico militare. Con questo vi lascio alla vostra settimana, alla vostra giornata. È stato un piacere stare con voi e speriamo di vederci presto. Comunque venite a visitare Peschiera del Garda perché è una perla di storia, una perla di bellezza, quindi vi aspettiamo sul lago di Garda.